Un nuovo caso di decesso in casa di riposo a Mortegliano. Sono diventati 7 i morti per coronavirus, 4 donne e 3 uomini in casa di riposo Rovere Bianchi di Mortegliano, uno in più rispetto a ieri. Vado anche a darvi un'altra notizia di poco fa. C'è un primo detenuto positivo a Voghera, un detenuto del carcere di Voghera, provincia di Pavia, è risultato positivo al test del coronavirus. Andiamo al telefono, pronto? Allora, pronto. Salve. Non avrei mai voluto fare questa telefonata, però a certo punto mi cadono le braccia, che in questa situazione drammatica lo Stato si dimostra ancora una volta Stato burocratico e da fantascienza. Cioè, secondo lei, che logica ha far fare a quelli che hanno tutti, praticamente milioni, che hanno la certificazione, l'autocertificazione, un'altra certificazione per dire che sono sani. Ma chi è ammalato se va fuori? Quindi qui manca un elenco dei quarantenati, degli ammalati. Non è stato pensato. Allora, in Cina, copiamo dai cinesi poveretti, Cannavaro, allenatore in Cina, ha detto io sono in quarantena, se esco fuori e mi beccano, perché fanno i controlli a caso, anche di notte. E mi beccano, vado in galera. Allora, quando hanno fatto la quarantena a tutti questi positivi, no? Bastava che facessero un elenco, e nel primo decreto dire chi in quarantena esce si becca 1.000 euro di multa e la cartella di Equitalia. Tanto cartelle ne mandiamo tutto e di più. Questi non escono, non vanno fuori. Ma io che sono sano, la vecchietta adesso che è sana, che non ha l'internet, che non deve uscire giù dal tabaccaio, girare mezzo a Trieste, per farsi fare una cosa che non le serve, perché è sana. Deve dichiarare cosa? La verità. Chi deve preoccuparsi? È quelli che dichiarano il falso. Ma allora non li mandi in carcere perché non li puoi mandare in carcere perché non ci sono posti. Una bella cartella che arriva quando arriva, 1.000 euro, 2.000 euro, chi paga per tutta la vita? Ma non burocrazia, adesso tutti devono correre, milioni di persone devono correre a preoccuparsi a fare una cartella, un'autocertificazione. Cioè, siamo allo stato che fino all'ultimo è burocrazia. Dove vogliamo andare? Grazie. Grazie signore, buonasera. Beh, noi non possiamo far altro che accogliere qualsiasi commento, è più che comprensibile, tra l'altro. Poi ovviamente le comunicazioni e certe cose vengono anche fatte pro forma. Chiaro che io scrivo quello che devo scrivere sull'autocertificazione ed esco fuori. Come è chiaro che io scrivo che vado a fare la spesa, poi invece magari giro l'angolo e vado a fare altro. Cioè, sono comunque fogli da compilare, ci dicono di farlo, facciamolo. Poi capisco benissimo come giustamente ha appena fatto rilevare il signore. Un controllo matematico e preciso, è un'altra cosa, magari per carità, però insomma, aspettiamo anche di vedere in queste 2 settimane, tramite le misure prese, che cosa, potrebbe succedere. Allora, fra pochissimo, chiedo tra l'altro se si può ribridare Umberto per poterlo sentire fra poco. No, no, grazie. grazie Guido. E niente, fra poco avremo un altro collegamento in camera car, un po' quello che abbiamo fatto io e Marco, questa mattina. Io tenevo la telecamera, Marco spiegava la situazione, Marco Stabile, quindi insomma era anche un modo, è anche un modo per fare un tour veloce in giro per la città e riuscire a beccare più posti possibile e farvi vedere a voi che giustamente siete a casa, cosa succede al di fuori delle mura domestiche. Quindi insomma è anche un buon modo per far vedere la città sostanzialmente, ora che purtroppo nulla si può più vedere così liberamente. Andiamo al telefono, pronto? 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 No, ho perso la telefonata, è caduta la linea. Va bene, invito
invito a rimandare. Intanto sono cresciute le restrizioni in Inghilterra, ma di questo avevamo già annunciato ieri. Evitate pub e altri luoghi di ritrovo, dice Boris Johnson, la svolta in Gran Bretagna, stop a tutti i viaggi non necessari. Quindi comunque questioni anche lì in Inghilterra stanno valutando molto meglio la situazione rispetto a prima. Vado sulle mail adesso. Urgente appello importante, quella cosa anche detta prima. Salve, da poco ho ricevuto una telefonata da parte di un sedicente ufficio recupero crediti di ERA per due bollette scadute 2016-2018. Vi segnalo questo perché ho una preparazione tale che ho potuto glissare il problema e segnalarlo alla polizia postale, ma penso agli anziani che non sanno, chi magari in questo momento è psicologicamente fragile e debole. Vi chiedo di far presente questi sciacalli. Grazie, grazie a te Andrea, perché voi tramite le segnalazioni che poi vengono trasmesse dal conduttore che c'è in studio, è utile, questo ce l'avevano comunicato anche nella mail precedente, noi lo riproponiamo e ripetiamo e ci uniamo all'appello di Andrea, denunciate se ricevete richieste di denaro che non vi aspettate, nessuno può prendervi dei soldi chiamandovi per telefono o presentandosi a casa vostra, a meno che non ci fosse un appuntamento concordato, serio e secondo le modalità precise. Nessuno può ritirare soldi a nessuno in questo modo, quindi mi raccomando, siate attenti, non ci cascate. Chiunque vi chieda soldi, voi non ci cascate. Nel cortile del complesso Ater di Via Cumano ci sono bambini che giocano, gente in bicicletta, tutti fuori insieme. A chi rivolgersi se la polizia municipale ti rimanda ai distretti? Manca l'educazione dei genitori, lo dice Anna. Anche qui altre segnalazioni che chiaramente arrivano. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Allora, innanzitutto volevo dirvi che sono una vostra nuova telespettatrice Ah, che perché piacere. mi vergogno un po' da dire, ma non seguivo molto la vostra rete. Siete Vabbè. bravi, gentili, avete una pazienza enorme. Siamo ritornati agli anni 80 con le radio private un po'. Si sente che la gente ha bisogno di chiedere, di informarsi, di domandare. Io volevo soltanto dire una cosa. In questi momenti Sì. così difficili per tutti, non solo per noi vecchi, perché anche i giovani rischiano con il Assolutamente. proprio lavoro, i nostri figli, un po' tutti. Diciamo, non è il momento di fare politica. Voi siete stati molto bravi ad evitare i confronti, avete evitato il problema. Così lo faccia pure il signor Biloslavo, il senatore Camper. Ci saranno momenti in seguito dove potremo confrontarci tutti, perché Certo. d'altronde sappiamo da che parte stanno. Non occorre che ce lo vengano a dire oggi. E poi volevo dirvi un'altra cosa, domandarvi, ecco, anch'io ho una domanda da fare. Sì. Come si comporteranno le case di cura private, il Sanatorio Triestino, Salus, perché parlano di requisire alberghi? E queste case di cura, sappiamo benissimo quanti soldi lo Stato dà alle case di cura private. Come si comporteranno in seguito? Io vi auguro a voi che lavorate, a tutti quelli che lavorano per noi, un buon proseguimento. E dopo vedrete che potremo riparlarne di tutto e di più. Grazie. Grazie signora, grazie per il suo intervento e per le sue parole. Grazie signora, buonasera. Le case di riposo, le case di riposo. Ah, beh, adesso comunque è stato dato mandato di requisizione di qualsiasi abitazione gestita pubblico-privata per quanto riguarda gli alberghi. Quindi comunque l'autorità pubblica può requisire, dopo indennizzo ovviamente, e le strutture ai vari proprietari. Poi vedremo come dopo l'emergenza si comporteranno le varie case. Andiamo di nuovo al telefono, pronto?
Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Io chiamo perché ho sentito poco fa una signora che aveva problemi con l'autocertificazione per stamparla. Sì. È lo stesso problema che ho io. Sì. Quindi ho chiamato la Protezione Civile Ah, brava. Ottimo. all'800 500 300 e mi hanno assicurato che se uno non ha la possibilità di stampare l'autocertificazione ce le hanno le forze dell'ordine. Va bene, va Poi ho bene. chiesto anche per un altro problema mio personale, ma che penso che anche qualcun altro lo possa avere, il fatto che ho una casa sfitta in città e se posso andarla, non so, a controllare, dare una controllata. Mi hanno risposto che non rientra nelle necessità, per cui non lo si può fare. Bene, brava signora, poi brava anche lei che ha chiamato i numeri giusti e che ovviamente poi chiamare noi va bene, però Ecco, va bene solo questo, la ringrazio. Grazie a lei signora, Buonasera. buonasera, buonasera, grazie. Ecco, la signora ha fatto le mosse giuste, nel senso, voi chiamate pure Telequattro, ovviamente ci mancherebbe altro, per avere poi la notizia, la prescrizione legale di come comportarsi, dovete chiamare coloro che ha chiamato la signora, in questo caso per esempio l'800 500 300 si è rivelato un numero utile perché per esempio ha aiutato colei che ha appena parlato con noi. Allora, coronavirus, Maurizio ha 38 anni, è la più giovane vittima italiana, il padre lui era fragile ma può colpire chiunque, restate a casa, non aveva patologie respiratorie pregresse e non era entrato in contatto con le zone focolaio del nord Italia. La storia di Maurizio è un monito per restare a casa ed evitare il più possibile ulteriori contagi. Siamo quasi pronti perché io starei per mandare un servizio, quindi siamo quasi pronti, immagino, per il collegamento con Umberto Bosazzi ed Enzo Iannacone sul posto. Mi parlavano di camera car prima, adesso fra poco vedremo. Nell'attesa però di vederli, chiedo magari di preparare anche quel bello spot che abbiamo realizzato, quel bel blob 2, diciamo. Prepariamolo intanto, poi vediamo se mandare prima questo oppure Bosazzi, perché volevo pronto sport, io resto a casa, l'estratto preparato da stabile. Se ce l'abbiamo, mandiamo quello, a meno che Umberto non sia pronto per il collegamento. Io ancora nel mio preview non vedo nessuno e finché non vedo nessuno, quindi vado avanti. Buon pomeriggio, leggo dalle mail, ho appena sentito la chiamata del signore in merito all'autocertificazione. Una persona in buona fede può dichiarare di stare bene, ma se poi si prendono i virus per motivi di lavoro vengono perseguiti penalmente. Sarebbe bello capirlo. Buona giornata, Ketty. Altre domande a cui non è sempre semplice dare una risposta. Una persona in buona fede può dichiarare di stare bene, certo, perché sappiamo che c'è il problema degli asintomatici che non producono sintomi e di conseguenza non si rendono conto di star male o meno. Poi è chiaro che bisogna anche lì vedere come se verranno prese ulteriori decisioni, perché poi si parlava di fare test anche sugli asintomatici, in tanti altri stati del mondo lo stanno già facendo. Niente, non è pronto questo collegamento, allora intanto prepariamo il cosiddetto blob, insomma, il caffè dello sport preparato e già andato in onda una volta. Diamo il tempo alla regia di cercarlo. Io intanto vi do altre notizie. Questa qui, dai, che non va bene, ma è anche simpatica. Leggiamola lo stesso. Sesso in auto nonostante il coronavirus, leggo del Gazzettino. Amanti focosi beccati e denunciati. Il pericolo coronavirus ci porta a rimanere a casa, ma non tutti ce la fanno. È il caso di due amanti particolarmente focosi che a Milano sono stati fermati e denunciati per inosservanza del decreto dello scorso 9 marzo. Lei è una donna tunisina di 40 anni, lui è un egiziano di 23. I due non hanno resistito alla tentazione e si sono messi ad amoreggiare in auto ieri pomeriggio in zona Mecenate, nel capoluogo lombardo. L'episodio è stato però notato da una pattuglia di carabinieri che li ha interrotti e pizzicati in flagrante. Gli amanti focosi sono stati denunciati per l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità in violazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.
Allora, torniamo anche su altre notizie, vediamo se riesco a darvi altri flash news di quello che sta accadendo. Alle 17 di ieri erano stati segnalati in Friuli Venezia Giulia 386 casi di contagio da Covid-19 con un incremento di 37 unità rispetto al giorno precedente. A Trieste 164 positività, Udine 152, Pordenone 54, Gorizia 16, 5 le vittime di ieri che si sommano alle 17 nei giorni precedenti, anziani con patologie pregresse. Come abbiamo già ricordato, molti contagi e vittime si sono verificati in alcune case di riposo. I ricoverati sono 96, di cui 19 in terapia intensiva. Questi altri dati più precisi. Dunque, andiamo a vedere l'estratto che avevamo annunciato. E tu l'hashtag ce l'avevi già, non è stai a casa, ma è stai sereno sempre. Sì, infatti metteremo a questo punto, lo cambiamo e facciamo stai a casa, sereno sempre. Io resto a casa. Grazie per aver condiviso il nostro video. La canzone è nata con l'idea di descrivere un po' quello che stiamo vivendo in questo periodo. E vuole essere un po' un invito a rispettare le regole. Fuori un silenzio assordante, ma la vita è troppo importante. Io credo che sarebbe giusto finire la stagione. Noi dobbiamo essere pronti dal momento in cui ci danno la bandierina della partenza, dobbiamo essere pronti. Io resto a casa. Ti sei fatto un'idea qualora si dovesse ripartire? La riunione definitiva ci sarà il 26, dove progetteranno tutti, si va verso, penso, lo slittamento europeo, quindi dal 20 al 21, la fine di tutti i campionati in tutti gli stati, visto che questo è un problema che non riguarda solo l'Italia, ma tutta l'Europa. Tre giocatori hanno deciso di andare a casa, li capisco per certi versi, non li autorizzo per certi altri. Certo. Perché tre giocatori, quattro giocatori sono ancora a Trieste, statunitensi, e stanno facendo quello che devono, e di conseguenza, questo è l'impegno che noi abbiamo. Spero che almeno da Pasqua in poi tutto vada bene e con gli infrasettimanali e spostandoli un mese, magari finire un mese dopo, ma finire con la regolarità di tutte le partite del campionato. Ma in questo contesto alienante, l'unione resta importante. La cultura è una delle passioni, degli hobby, degli interessi più vecchi, più puri che ci siano, capace di insegnare sempre qualcosa di nuovo, di diverso, molto facilmente. Ed è anche un grandissimo hobby che aiuta il confronto. Eccolo qua, guardalo qua. Staccato. Gira non, bravo topo! Bravo! Bravo Pipidrillo, salta per i muli qua. Tutti che ha visto i delfini? La domanda è, cosa sei il pipidrillo? Un incrocio, in questo periodo del coronavirus non va tanto bene perché è un incrocio tra un coccodrillo e un pipistrello, il pipistrello è un Ah! tampone. E quindi è il pipidrillo, un modo di dire. Oggi amare è saper aspettare, oggi amare è saper aspettare. Dilettanti per assurdo hanno veramente molta voglia di giocare a calcio e quindi il fatto di non avere la routine degli allenamenti, delle partite, è insomma, la sentono in maniera particolare, però sono consapevoli anche di quanto sia importante in questo momento, insomma, adeguarci a quello che ci dice insomma, il nostro governo. Fuori un silenzio assordante, ma la vita è troppo importante. Oggi amare e stare distante. Io resto a casa. Sì, io resto a casa. Un po' di rock ci sta sempre, bello anche questo servizio.
Da Monica, tramite le mail, il modello riporta, parla del decreto di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus Covid-19 di cui l'articolo 1,1 lettera C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020. Quindi, se non ci hanno mai fatto il tampone, siamo sicuri di poterlo dichiarare. Ovvio, certo, ha ragione. Allora, cosa vi volevo dire? Coronavirus e sicurezza, i 100 militari assegnati a Trieste per controllare il confine e pattugliare le strade. Adesso piano piano tutti gli organi di stampa stanno riportando questa notizia. Altro che vi volevo segnalare, avevo aperto una pagina, eccola qui, coronavirus, da mercoledì 18 marzo quasi tutti i park diventano gratuiti a Treviso. Vediamo se sarà così anche in altre zone. Andiamo a vedere poi altre notizie. Eccola qua, ore 16:20 hanno comunicato che in Gran Bretagna la regina Elisabetta si è messa in autoisolamento a Windsor dopo i consigli del governo Boris Johnson, in particolare gli ultra settantenni, di evitare quanto più possibile i contatti non essenziali per il contagio da coronavirus. Anche la regina Elisabetta quindi ha cambiato l'agenda. Da domani, con una giornata, anzi no, con una settimana di anticipo rispetto al previsto, partirà per il castello di Windsor, dove rimarrà almeno fino a dopo Pasqua con una corte limitata. In questo periodo la regina rinvierà molti dei suoi appuntamenti, soprattutto i più affollati, tra questi tanti che però non ve li leggo, sono veramente tanti. Anche il principe Carlo e la consorte Camilla hanno già cancellato il viaggio all'estero, in programma proprio in questi giorni, Bosnia ed Erzegovina e poi Cipro e Giordania, con partenza prevista proprio per oggi. Quindi anche la famiglia reale rinuncia ai propri viaggi, che siano istituzionali o meno, perché comunque sia, ecco, per questa emergenza che si sta scatenando anche in Gran Bretagna, in tutta la Gran Bretagna, anche lì stanno correndo ai ripari. Coronavirus e mannaggia queste pubblicità. Coronavirus e migranti, dopo le denunce in Piazza Libertà, ancora gente sulle panchine, è scattata ieri la doppia denuncia per un gruppo di migranti che sostavano sulle panchine. Oggi altre persone stazionano anche in Piazza Vittorio Veneto, alcuni con mascherine. Dibattito in corso tra Lega, che chiede pene più severe per i richiedenti asilo che non rispettano il decreto ICS, definisce la proposta incostituzionale. Poi, come confermano i carabinieri di Viermet, nella giornata di ieri, lunedì 16 marzo, i militari hanno denunciato per assembramento in violazione del DPCM un gruppo di 20 migranti che si trovavano appunto nella piazza antistante la stazione. Questi ultimi sono stati invitati poi a presentarsi in questura per regolarizzare la loro posizione. Nel corso dell'operazione sono state distribuite loro delle mascherine chirurgiche. Come ormai noto, queste mascherine sono scarsamente efficaci a proteggere chi le indossa, ma forniscono una barriera per gli altri nel caso di chi le indossi sia positivo al Covid-19. Quindi, insomma, continuano i problemi di assembramento anche che riguardano i richiedenti asilo, di conseguenza, importante intervenire per tutti. Allora, andiamo a vedere un'altra notizia, prima di eventualmente mostrarvi un altro servizio, in attesa che si carichi. Poi, come pensavo, si sta avvicinando anche il momento di Trieste in diretta, quindi il nostro Bosazzi sta ritornando in redazione, perché come sapete alle 17:30 parte la diretta della trasmissione, salvo poi riprendere alle 19:30 con il nostro telegiornale e poi la continuazione della diretta straordinaria fino alle 21, come ogni giorno da qui da questa parte e da qui in avanti per il momento. L'Agenzia della Riscossione chiude gli sportelli al pubblico per l'emergenza coronavirus. Dopo il decreto del governo si sospendono così tutti i pagamenti della rottamazione alle nuove cartelle. Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri della giornata di ieri, 16 marzo 2020, dispone anche il differimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio relativa alla cosiddetta rottamazione TER e della data in scadenza del 31 marzo del cosiddetto saldo a stralcio. In considerazione delle misure contenute nel decreto legge, al fine di tutelare il meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, il Presidente ha dato disposizione per la chiusura dal 18 al 15 marzo degli sportelli di Agenzia delle Entrate e Riscossione presenti in tutto il territorio nazionale che erogano servizi al pubblico. Andiamo al telefono. Pronto? Pronto?
Pronto? Caduta la telefonata. Chiedo alla regia di prepararmi la straordinaria di Lo Bianco sul comune, così rimandiamo anche questo servizio per chi se lo fosse perso da stamattina. Così poi vi leggerò e vi cercherò altre notizie flash da darvi. Il personale dell'ente, finisco sull'articolo che ero prima, attraverso l'attività di back office, garantirà l'operatività e la fruibilità dei servizi online per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate, disponibile 24 ore su 24 sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Ripeto, www.agenziaentrateriscossione, tutto attaccato.gov.it. Lì ci sono tutta l'informativa di cui potreste aver bisogno. Vediamo l'estratto. Sale a 3 il numero di dipendenti comunali positivi al coronavirus, tutti dell'ufficio anagrafe nel back office. L'assessore Michele Lobianco, che ha deleghe ai servizi demografici e alle risorse umane, spiega come il comune continua a lavorare. Continuerà a lavorare ovviamente con un nucleo di lavoratori in lavoro agile in emergenza, cioè smart working, un numero che supera le 400 unità. Vengono garantiti ovviamente i servizi essenziali, ovviamente è in campo la polizia locale, sono in campo i servizi sociali, il servizio di comunicazione, quindi il comune non è che chiude, il comune continua a lavorare o da casa o attraverso quelli che sono i servizi essenziali. In buona sostanza le case di riposo, i servizi sociali del mio collega Carlo Grilli, la polizia municipale, eccetera, eccetera. C'è un grande numero di dipendenti che lavora da casa. Questo è il punto nave della situazione a quest'ora. Una signora chiedeva, per esempio, dell'ufficio matrimoni. Sì, l'ufficio matrimoni è chiuso, non si celebrano matrimoni. Ho capito. E ci si mette in coda? Come funziona la cosa? Ci si mette in coda, ci si metterà in coda non appena io conto di aprire cioè ci sono scusa, ci sono dei numeri di telefono attivi, vuoi indirizzi mail che sono sul sito. È chiaro che oggi noi non possiamo prendere nessun tipo di pubblicazione di nozze Certo. perché chiaramente non abbiamo la temporalità, non sappiamo. Come ho detto e ripeto, il problema del coronavirus è che noi non conosciamo la durata e la portata. Certo. Buona pace di tutti noi. E so che dire questo è qualcosa di sconfortante, ma è la verità. Noi dobbiamo guardarci negli occhi e dire che questo è un fenomeno drammatico. Un po' di notizie da darvi. Allora, innanzitutto 10 ragazze della Juventus Women sono in isolamento per coronavirus, in isolamento volontario. Cercheremo di capire se anche Saragama, la Triestina, è tra queste che ha deciso. Dopodiché, le persone con gruppo sanguigno A sono più vulnerabili al coronavirus, lo dice uno studio. La ricerca condotta a Wuhan e Shenzhen dimostra che i pazienti con il gruppo sanguigno di tipo A hanno un più alto tasso di infezione e tendono ad avere sintomi più gravi. Quelli del tipo 0 hanno invece un rischio più basso. Questo emerge da uno studio. Le persone con gruppo sanguigno A più vulnerabili, quindi meno vulnerabili quelle con gruppo 0. I ricercatori medici in Cina hanno preso in esame i modelli di gruppi sanguigni di oltre 2.000 pazienti infetti dal virus di Wuhan a Wuhan e Shenzhen e li hanno confrontati con quelli dei cittadini sani della stessa zona. Gli scienziati hanno scoperto che i pazienti del gruppo sanguigno A mostravano un tasso più elevato di infezione e tendevano a sviluppare sintomi più gravi. I ricercatori specificano che lo studio è ancora preliminare, attenzione, e che è necessaria un'ulteriore verifica. Hanno comunque esortato le strutture mediche cinesi a prendere in considerazione la differenza tra i gruppi sanguigni durante la pianificazione di misure di mitigazione o nel trattamento di persone e di pazienti contagiati dal coronavirus.
coronavirus, questo è ciò che filtra da questo studio. Torino, Pietro Chiambretti, scusate, la madre, positivi al coronavirus, sono entrambi ricoverati in isolamento all'ospedale Mauriziano. Piero Chiambretti, l'anziana mamma, attualmente quindi in isolamento. Sia il personaggio TV che la madre sono entrambi risultati positivi al test. I due sono arrivati in ambulanza, ma non sarebbero in gravi condizioni. Ma noi andiamo al telefono. Pronto? Pronto? Buonasera. Sì, buonasera, sono Manuela. Salve Manuela. Allora, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Complimenti Manuela. A tutti voi per i servizi che state facendo e che siete a disposizione di noi telespettatori, di persone che non possono muoversi e che stanno a casa a guardare le notizie che ci state dando, e molto soddisfacenti. Quindi complimenti a tutti quanti. Grazie. Allora, arriviamo al dunque. L'altro giorno Marco Stabile si è recato sulla pista ciclabile per vedere se c'era gente e sì. Si era messo nella posizione di via Costalunga, no? Sì. Dove ci sono le case dei ferrovieri. Però il problema non è là, no? Io le dico questo perché ho mio marito, io abito sopra via Brigata Casale, no? Okay. Mio marito va a lavorare ogni giorno e passa per di là. Mm. E le faccio un esempio, questa mattina alle 7:15 praticamente il posto cruciale è questo. Dov'è il ponte di Campanelle che c'è la fontana? Ho capito. Che c'è anche la scuola, di Galvani mi sembra. Non sbaglio. E lì a cosa ha notato? Ecco, lì praticamente c'è un afflusso di gente incredibile. Questa mattina mio marito alle 7:15 passato c'erano ciclisti, gente che fa jogging, gente che porta fuori il cane, gente che passeggia normalmente, ma tanta gente, tanta. Adesso è arrivato a casa dal lavoro e mi ha detto che c'era la stessa cosa, la stessa situazione. Per cui sarebbe di non posizionarsi in quella postazione dove vi eravate messi l'altra volta, perché là normalmente c'è poca gente, anche di solito. Sì, a parte no? Che quando arriviamo con le telecamere appena le vede la gente magari... Sì, certo, comprendo. Però veramente c'era un afflusso questa mattina incredibile, mi ha detto mio marito. No, e io li vedo anche da via Brigata Casale in giù, si vedono, no? Perché passano anche su, vanno fino ad altura, fino su in alto, no? Per cui questa gente sarebbe da fermarla, no? Magari di avvisare le forze dell'ordine di appostarsi là e di vedere realmente che c'è bisogno di più controllo in quelle zone. Esatto, perché il controllo non c'è. Quel giorno che c'era Marco Stabile c'era anche la polizia, perché abbiamo visto, però non c'era nessuno, ma normalmente là c'è sempre poca gente. L'afflusso forte, diciamo, che è là del ponte di Campanelle. Va bene. C'è anche la fontana, perché si fermano là a bere e poi proseguono su fino a Traga Sant'Elia, capisce? Ho capito, quindi e quello allora il punto più il punto nevralgico sarebbe quello, insomma. Bravissimo, ecco, questo è quello che volevo dire, per avvisare, perché insomma siamo tutti quanti a casa. È vero, dobbiamo stare a casa, siamo a casa noi, devono stare a casa anche gli altri, non pensare di fare i furbetti, di passare per la ciclabile, perché tanto di là non passa nessuno. No? Ha ragione. E sarebbe giusto dare una controllatina. Ha ragione, va signora, bene. E noi ci prendiamo questa segnalazione e vedremo, insomma. Va bene? La ringrazio tanto di cuore e di nuovo complimenti anche a lei. Grazie. Anche lei, veramente molto, molto cortese, molto gentile, tutti quanti, anche Marco Stabile, ma tutto lo staff di Tele4, veramente. Grazie a voi che ci supportate, soprattutto, grazie. Veramente. Buonasera signora, grazie mille. La ciclabile è un argomento che ha tenuto banco e continua a tenere banco proprio nella giornata di ieri, nella giornata dell'altro ieri. Ha ragione la signora, sono state fatte tante segnalazioni. Vi avevamo prima comunicato del primo detenuto positivo al coronavirus, che è un uomo del carcere di Voghera, a Pavia, provincia di Pavia. Nei giorni scorsi proprio lì alcuni detenuti avevano anche appiccato un incendio per protesta contro la riduzione dei colloqui con i parenti. Da più parti arrivano appelli alla calma e alla responsabilità da parte dei carcerati. Le associazioni
le associazioni, fra cui Antigone, che si occupano di carcere, invitano anche i direttori a concedere più tempo per le telefonate con l'esterno e spiegare ai reclusi che le misure sono temporanee e utili a tutelare la salute dei detenuti stessi. Ma mentre io cerco altre notizie da mostrarvi, sentiamo la telefonata. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, pronto? Signora, prego. Sì, prego. Sì, mi chiamo Wanda, buonasera. Io volevo dire questo, prima facendo zapping, ero sul 7 un attimo, c'era un notiziario, e scorrevano quelle notizie sotto, sì. E c'era scritto pensioni scaglionate. C'erano scritto, scusi? Le pensioni verranno scaglionate. Adesso non so se voi avete notizie più... Io non ho sentito... Ma chi l'ha detto questo? Sulla 7 ma c'era... Ma l'ha detto il giornalista o un ospite? No, c'erano... Sa quelle notizie che scorrono quando c'è il telegiornale? Pronto? Non sì, sento. Sì, la sto sentendo, che sto cercando di verificare contemporaneamente. Sì. Questo qua ho visto, non dicevano soltanto che scrivevano sotto. E poi un'altra cosa che chiedevo, se un'informazione a livello personale. Sì. Se andando a fare la spesa vado anche al bancomat, incorro in qualche problema? Ma no, ma si figuri, vada a ritirare il denaro, ci mancherebbe altro. Ecco, sì, se voi potreste verificare, ok, quella notizia delle pensioni scaglionate... Visto che siamo guardi, adesso a prima vista non riesco a trovare un raffronto, ma ho capito, sulla 7 sì. Ma se avessimo, ma siamo costantemente collegati a tutti gli organi di informazione anche noi, quindi se l'avessimo sentito sarebbe noi stiamo attenti, comunque insomma per ora non abbiamo sentito nulla di questo tipo, non c'è nessun indizio per cui vengano toccate le pensioni, quindi spero che non sia così, soprattutto mi auguro che non sia così, mi auguro che non siano così baccati da toglierle da calcolare al ribasso pensioni o altro, cioè spero di no, va bene. Spero veramente di no. Grazie signora, buonasera. Allora, facciamo vedere, userò il mio Facebook a sto punto per mostrarvi, 2 ore fa è stato pubblicato il video del primo cittadino Roberto Di Piazza, mandiamolo. Però volevo comunicarvi una cosa importante. Sono veramente orgoglioso di essere il sindaco di questa città che sta dimostrando una grande responsabilità e una grande maturità. E io di questo vi ringrazio, perché così riusciremo a battere questo maledetto virus che ha messo in ginocchio il paese e purtroppo vediamo non solo il nostro paese. Volevo ringraziare anche tutti i medici, tutti gli infermieri, tutte le persone, ma volevo anche ringraziare tutto il personale del comune che in questo momento hanno detto che il comune è chiuso. Non è vero, non è così. Il comune sta funzionando, o presenti in ufficio o con lo smart working dalle loro case. Per cui tutto funziona, abbiamo veramente tante cose da fare perché dobbiamo occuparci a 360 gradi di tante cose. Adesso partirà la sanificazione del territorio con le strade, anche se, ripeto, non sarà sicuramente la soluzione. Però volevo ringraziare tutti perché veramente abbiamo dimostrato di essere una grande città e di questo sono molto orgoglioso e vi ringrazio. Questo è il comunicato del sindaco Di Piazza, Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste, che ha fatto direttamente tramite il suo canale Facebook. Ovviamente siamo subito andati a verificare quella che era chiaramente una bufala, una fake news. Non c'è nessun ricalcolo, taglio pensioni, non c'è nulla di tutto questo. È una delle tante... è pandemia di fake news, potremmo dire a sto punto, come aveva titolato il Sole 24 Ore, quindi insomma è una delle tante dicerie che senza fondamento e senza basi, quindi lo supponevo mentre parlavo con la signora, ovviamente come abbiamo detto ci pareva veramente strano e infatti dopo, intanto che il sindaco parlava, sono subito andato a verificare e quindi così, tant'è, era una bufala. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Mi sente, Palerin? Sì, buonasera. Ciao. Buonasera, sono Diego. Ah, Diego Gianluca. Cataruzzi, buonasera, salve. Sì, sarò super sintetico, 2 brevissime considerazioni. La sì. Prima, vorrei sapere chi è quel genio a Roma
che decide di modificare quasi ogni giorno queste autodichiarazioni, continuando anche tra l'altro a sbagliarle. Perché io capisco le perplessità della gente, non bastava aggiungere la parola dopo misura quarantena e qualora sottoposto a tampone. Quindi ripeto, modificano continuamente questa autodichiarazione parlando in burocratese e secondo me sbagliano anche di scriverle. L'altra considerazione, quella più interessante invece, visto che avete appena mandato in onda il servizio del sindaco, io questa mattina avevo già sollecitato il collega Bosazzi a sentire il sindaco di piazza, che invece di parlare in maniera generica, visto che ha definito la situazione drammatica e mi parla di pulizia delle strade, vorrei che il sindaco si prendesse la responsabilità politica di decidere la chiusura o meno della ciclabile, viste le continue osservazioni appunto di alcuni residenti che vedono passare troppa gente, che quindi il sindaco dica chiaramente e in maniera politica, e può anche fare un'ordinanza ad hoc in questo senso, se vuole chiuderla o meno. Vorrei meno dichiarazioni generiche e più prese di posizioni pratiche, insomma, per cui se potete sollecitare il sindaco a dare una risposta in questo senso, credo che non io ma tutti i cittadini e tanti triestini sarebbero felici di avere una risposta chiara. Buon pomeriggio Gianluca. Va bene, grazie Diego, buon pomeriggio e va bene, grazie, proveremo a trasmettere le considerazioni e la richiesta, grazie, buongiorno. Allora, cosa vi volevo mostrare poc'anzi? Questa è la settimana cruciale, sono i messaggi del Viminale. State a casa o le sanzioni saranno dure. E infatti abbiamo parlato fino adesso di migliaia e migliaia di denunce fatte stretta sui controlli. Li abbiamo citati prima, i numeri sono 172.000. 720 verifiche denunciate, 7.890 persone appunto denunciate dopo le verifiche. Quindi trovati anche alcuni ancora si trova qualche esercizio commerciale aperto nonostante i divieti. Le immagini quindi che vengono scattate in tutta Italia mostrano persone alle prese con le false autocertificazioni, le false dichiarazioni. Attenzione, perché è importante avere quella l'ultima. Come diceva Diego, è vero, è cambiato poco, però in termini legali è importante che sia quella aggiornata con il nuovo decreto. Capisco che per molti sembri una pura forma e di base un po' lo è, in realtà è proprio così, è una questione di forma, però tant'è che la legge è fatta di forme e di aspetti formali, quindi è meglio avere l'ultima, anche se siete magari dubbiosi su come è stato gestito eccetera eccetera, voi comunque dovete avere l'ultima. Questo è molto importante per riuscire anche poi a sapere come comportarsi. Il messaggio di che l'Italia ce la farà se saprà essere unita lo arriva anche da Cristiano Sciaurli, segretario del Partito Democratico in Friuli Venezia Giulia. La nostra storia deve darci forza nell'affrontare questa nuova sfida che mette alla prova capacità organizzative ed energie morali di istituzioni e popolazione. L'Italia ha già superato momenti bui in passato e tutti noi ce la faremo anche questa volta se sapremo essere una comunità unita, lo afferma il segretario regionale del PD Friuli Venezia Giulia Cristiano Sciaurli nell'anniversario dell'Unità d'Italia. Siamo in un momento decisivo, continua l'esponente Dem, nella lotta in una malattia contro cui serve massima responsabilità sociale e fiducia nelle istituzioni, e fiducia nelle istituzioni e comportamenti univoci tra noi cittadini. Spensierate Lega grigliata tra vicini, fregandosene dei divieti, scattano le sanzioni, quindi non organizzate barbecue a casa vostra e non fate venire per... cioè organizzateveli in casa vostra mangiando con chi già abita assieme a voi, ma non organizzateli invitando amici. Sono circa 300 i controlli effettuati dalla polizia locale a Gorizia e persone e attività commerciali durante la verifica di una segnalazione. Alcune di queste persone stavano appunto partecipando a questa griglia tra vicini, alla presenza di 6 persone, fra cui anche bambini, alcuni di questi e la persona che ha commesso l'infrazione non risiedevano nell'abitazione e dunque quest'ultima è stata sanzionata, quanto mai
importante, quindi io capisco che è difficile, ci mancherebbe altro, però insomma, poi paga pantalone alla fine, no? Come sempre, paga il popolo, quindi se prendete la multa dovete pagarla, chiaramente. Anche in Francia è partita la corsa ai supermercati, come è successo in Italia qualche giorno fa, per assaltare le scorte. Anche i francesi si ritrovano nello stesso punto. Ultima telefonata, perché poi fra poco chiuderemo. Pronto? Buonasera. Buonasera Luca, sono Luciano. Ah, salve Luciano. Allora, porto le ultime notizie della ciclabile. Sì. Ovviamente. Oggi c'è stato un calo, diciamo, dei passaggi, ma siamo sempre oltre i 500 passaggi e diciamo che le persone che passano, se sono da sole, sono da sole e buono, ma tutti quelli che passano in coppia o in trio o in cinque sono tutti affiancati, tutti che si parlano, si vedono senza alcun problema. Sì. Quindi si va sempre nella direzione che se c'è tanta gente in giro, perché quelli che sono in ciclabile, quelli che sono napoleoni o vanno in napoleonica, e abbiamo sempre 2, 3, 4 mila persone che rotolano. Certo. E questo è gravissimo, perché questo si porterà a stare a casa, ma fino a giugno, se non si ferma questa cosa qui. Dobbiamo tenere conto che chi corre, perché parliamo di chi corre anche, no? E quando corre suda e quindi si deterge la fronte, poi ricola il naso. Sì, sì, è una situazione particolare, bisogna stare a casa. Qui, poi quando ha finito la corsa va a casa. Certo. E quando va a casa si mette la mano sulla maniglia, sul passo, la mano della è una catena di conseguenze, ha ragione. Luciano, devo salutarla perché devo chiudere però. Buonasera, mi dispiace se sono stato sbrigativo in quest'ultima telefonata, ma fra 30 secondi chiudiamo la trasmissione. Trasmissione che lascerà, diretta in realtà, diretta straordinaria, che lascerà spazio alla trasmissione Trieste in diretta, condotta come sempre da Umberto Bosazzi. Quindi... dopo ci si rivedrà per riprendere la diretta sostanzialmente con il nostro telegiornale delle 19.30 e poi il proseguo fino alle 21, come è stato per ieri, per l'altro ieri, per i giorni precedenti e come sarà finché riterremo necessario anche riuscire a fornirvi, doveroso fornirvi notizie ora per ora, minuto per minuto sul coronavirus, su questa emergenza. Grazie per averci seguito, restate sintonizzati per Trieste in diretta e poi il nostro telegiornale alle 19.30. Buon proseguimento.